Un ricercatore della verità aspirante alla realizzazione, liberazione verso l'universale, oppure alla realizzazione dell'individuato, scienza occulta, non può intraprendere un sentiero realizzativo senza avere una visione d'insieme della costituzione integrale dell'ente planetario. Senza una tale visione e conoscenza è difficile che egli possa fare grandi passi. Cos'è importante sapere? È fondamentale sapere che un ente planetario è costituito di diversi corpi veicoli e che lo spirito anima, Atman o Purusha incarnato, è al centro di essi. L'incarnazione provoca nell'incarnato una identificazione con il corpo fino a farlo credere più un effetto che una causa. Questi corpi veicoli sono soggetti alla nascita, alla crescita e alla morte. L'individualità empirica dell'incarnato è costituita da tre dei cinque involucri kosha, Manomaya kosha, Pranamaya kosha e Annamaya kosha. L'ego personaggio, la personalità, è formato da ciò che viene chiamato ahamkara, il senso dell'io, una specie di prisma che scompone l'unità principale. La persona universale è costituita dagli altri due involucri kosha, Anandamaya kosha e Buddhimaya kosha. Questi cinque involucri kosha costituiscono i tre corpi di espressione: il corpo causale, Karana Sarira, il corpo sottile, Linga Sarira, corpo astrale nel linguaggio occidentale, il corpo fisico grossolano, Stula Sarira. Ogni involucro, kosha, è condizionato da sette chakra principali: Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna e Sahasrara. I chakra e i kosha hanno a che fare con la manifestazione delle siddhi, poteri. Non bisogna dimenticare che il più alto potere, siddha, è il risveglio dei chakra che offrono la conoscenza. È l'unico potere che conferma l'avvenuta realizzazione. Le altre siddhi, poteri eventualmente manifestati, non sono un segno di avvenuta realizzazione. I poteri di chiaroveggenza e chiaroudienza di certi animali, gatto, cane, eccetera, non significano la loro realizzazione. Un solo individuo può manifestare in certe condizioni una o più siddha, ma non vuol dire che si tratti di un realizzato. Le siddhi, in un sentiero realizzativo, possono essere un ostacolo per la manifestazione finale del samadhi. Deve essere chiaro per tutti, per chi percorre un sentiero realizzativo per la liberazione moksha e per chi pratica l'occultismo per lo sviluppo delle siddhi nel mondo oggettivo, che le siddhi, poteri, sono inerenti ai veicoli inferiori che riguardano il piano oggetto della manifestazione universale, la prakriti. Per la manifestazione delle siddhi necessita l'attivazione dei chakra perché essi hanno corrispondenza con le ghiandole endocrine. Muladhara, surrenali, Svanistana, gonadi, Manipura, fegato pancreas, Anahata, timo, Vishuddha, tiroide, paratiroide, Ajna, pituitaria o ipofisi, Sahasrara, pineale o epifisi. Il Muladhara Chakra offre il massimo della possibilità di risveglio grazie all'energia Kundalini in esso arrotolata,
come un serpente è sempre pronta a salire, a scendere, lungo la centrale Nadi Sushumna per potersi congiungere con Sahasrara Chakra, dove risiede il principio Shiva, la coscienza senza qualificazioni che fa svanire l'apparenza del samsara. L'Ajna Chakra invece offre come possibilità la sintesi degli altri chakra, cioè la determinazione individuale oppure l'espansione nell'universale, con la ovvia perdita dello stato individuato. Questa è la vera realizzazione, liberazione. Quando l'Ajna è collegato col Vishuddha, lo spirito anima incarnato Purusha è condizionato dal processo individuato, Svadhisthana e Manipura. Se è collegato invece con la Sahasrara, trascende lo stato individuato e resta in collegamento con Anahata, dove risiede il Purusha incarnato. I chakra hanno degli aspetti polari. Vishuddha è in polarità con Svadhisthana, Anahata con Manipura. L'apertura del Manipura mette la coscienza in comunicazione con il piano sottile inferiore, Tajasa, cioè con il mondo astrale. L'apertura di Svadhisthana espande la coscienza istintuale. Qui operano coloro che si dedicano come pratica occulta alla magia sessuale, una via efficace se non viene distorta e degradata. Anahata è la sede dello spirito incarnato, Purusha. È questo centro che esprime l'amore, mentre le emozioni, i sentimenti vengono espresse dal Manipura. Sahasrara e Muladhara esprimono quindi il cielo e la terra. Sono congiunti dalla Sutratma, il filo della coscienza, che attraversa integrandoli tutti i vari stati di coscienza relativi. Il punto di vista dell'osservatore, investigatore occulto che vuole comprendere e conoscere i fenomeni illusori del corpo sottile deve essere posto su quello del manas. Le pratiche per la conoscenza occulta devono essere svolte nei punti giusti per non incorrere in spiacevoli errori, cioè a degli effetti fenomenici non previsti. La pratica occulta prevede, per ottenere dei risultati sul piano sottile, forme di concentrazione su punti del corpo fisico grossolano, punti lungo i percorsi venosi e nervosi o punti di organi e sistemi. Un esempio di pratica occulta semplice è quella chiamata Nasigraha Drishti, la mudra che porta a guardare la punta del naso. Pratica che sviluppa il potere di concentrazione, risveglia Muladhara conducendo il praticante entro i piani psichici e spirituali della coscienza. Un esempio di pratica occulta avanzata, che ovviamente riguarda pochissimi individui, è quella in cui si concentra sotto la calotta del capo la ghiandola pituitaria. Sotto l'effetto della concentrazione intensa e sostenuta si apre una specie di foro di luce in cui si possono vedere i maestri di conoscenza che si trovano sui piani sottili superiori dell'Hiranya Loka, la sfera sottile nell'ordine universale. Praticando sul plesso solare Manipura si entra in contatto con il piano sottile inferiore dove risiedono gli enti individuati. Risvegliando il veicolo buddico, Buddhimaya Kosha, si ottiene per la sua appartenenza ad un ordine sovrasensoriale, il potere dell'illuminazione, la conoscenza diretta senza l'ausilio degli strumenti della mente. Si può tranquillamente sostenere che il Raja Yoga è una buona pratica per la scienza occulta e quindi per lo sviluppo delle Siddhi poteri per chi fosse interessato solo alla realizzazione dell'individuato e non dell'universale. Per questo non si può essere un buon occultista senza una approfondita conoscenza della Prakriti e dei suoi fattori qualitativi, cioè
i tre guna, sattva, rajas e tamas. Se la pratica si concentra sui vari guna, se ne ottiene la conoscenza che rivela la differenza che c'è tra la prakriti con i suoi elementi costitutivi e il purusha trascendente, la pura coscienza non incarnata. Il riflesso del purusha invece è il riflesso incarnato, la coscienza condizionata incarnata. Le siddhi poteri derivano sempre dalla prakriti, ostacolano il samadhi, ma sono poteri efficaci nell'esperienza oggettiva di una incarnazione nel mondo fisico grossolano. I poteri acquisiti con le pratiche occulte non sono l'effetto di una raggiunta perfezione realizzativa. La pratica di pratyahara o la realizzazione di vairagya, distacco, concedono alla coscienza incarnata la possibilità di allontanarsi dal corpo fisico grossolano e porsi altrove. Il potere di trasferirsi dal corpo fisico grossolano al corpo sottile è dato dal controllo di udana, flusso ascendente, una delle cinque funzioni del mahaprana. La coscienza incarnata, trasferitasi nel corpo sottile, linga sarira o corpo astrale, può essere libera di muoversi e operare senza limiti, i limiti del livello fisico grossolano, annamaya kosha. In molti si servono per ottenere dei poteri di droghe molto pericolose. Le droghe danneggiano il corpo e lo spirito incarnato. Altri mezzi leciti sono i mantra, gli yantra e il tapas. Se di potere siddha si deve parlare quello vero, il più potente di tutti, che però è per pochissimi, è quello del Samyama. Il vero potere è quello che nasce dall'unico processo formato dai tre stadi: Dharana, concentrazione, Dhyana, meditazione, e Samadhi, stato trascendentale. Ognuno di questi tre stadi è capace di fissare la mente su un pratyaya. Il potere è quello del Samyama formato dai tre stadi presi nel loro insieme. Padroneggiare Samyama significa illuminare di conoscenza la coscienza. Cos'è in effetti il Samyama? È un procedimento mentale coscienziale che dà conoscenza diretta su qualsiasi cosa ci si concentri, cose interiori e cose esteriori. Persino un solo Bhuta, elemento grossolano o sottile, gli elementi primi della natura prakriti. Ad uno stato avanzato del sadaka praticante, facendo samyama sui semi karmici che hanno sede nel corpo causale, karana sarira, si possono conoscere gli effetti che possono maturare. Il Samyama, concentrazione totale profonda, se praticato correttamente, conduce allo svelamento delle cose e, per forza di cose, alla realtà ultima. Si tratta di una penetrazione coscienziale che porta al di là di tempo, spazio, causa, in riferimento all'oggetto di meditazione scelto. Che si percorra una via per la liberazione finale, moksha, o per lo sviluppo delle siddhi poteri nell'individuato oggettivo, senza fare il passo successivo per la liberazione, il praticante occulto deve conoscere virai o virat, il piano grossolano dell'essere. La coscienza individuata che è rivolta all'esterno esperisce virai attraverso la dualità esteriore di soggetto-oggetto nella condizione di veglia, jagrat. Procedere sul sentiero realizzativo per conseguire la liberazione moksha significa dover sperimentare per forza il samadhi. Sul samadhi altro non si può dire che è contemplazione trascendentale, e che si può comprendere e conoscere veramente solo sperimentandola. È il superamento dello stato di concentrazione volontaria, dharana, e della meditazione, dhyana, che giunge prima o poi allo stato di unione chiamato samadhi.
C'è un samadhi con seme, sabija, e uno senza seme, nirbija. Quindi si può sperimentare un samadhi con proiezione, savikalpa, e un samadhi senza proiezione, nirvikalpa. L'esperienza effettiva di una delle due forme di samadhi conclude la sadhana, perché si è giunti alla presa di consapevolezza della Brahman dell'uno senza secondo. In qualità di aspirante alla realizzazione e liberazione per tuffarsi nell'universale anziché dedicarsi allo sviluppo delle Siddhi poteri, bisogna dirigersi verso il Kaivalya. Lo stato di realizzazione è Kaivalya, cioè lo stato della coscienza priva di dualità. È tramite il discernimento, Viveka, e il distacco, Vairagya, dal mondo fenomenico, che è irreale, che si consegue la liberazione integrale. La realizzazione contempla l'indipendenza da ogni cosa, il distacco da ciò che non è Atman, Brahman. Il sentiero per la realizzazione e liberazione passa per la conoscenza della natura del Jiva, l'io, della natura del Brahman Nirguna e dell'identità Atman, Brahman. Per ogni via intrapresa ci sono sempre cose da sapere e cose da fare. Per ogni livello di coscienza, posizione coscienziale maturata, c'è sempre una via, una possibilità. A nessuno è negata la possibilità di passare a stati di coscienza maggiori, superiori, se lo si vuole veramente e si è disposti ad accettare le regole necessarie che ogni livello via richiede. Concludiamo con qualche esempio di potere Siddhi o facoltà che si possono sperimentare nel mondo della realtà dei fenomeni nei tre stati di esistenza della Prakriti, il causale mentale, il sottile e il grossolano. Si possono percepire i pensieri, gli stati emozionali, sentimentali, gli stati di sofferenza o di gioia e piacere, le intenzioni di altre persone, comprese le forme pensiero, stagnanti nelle loro aure. Si tratta non di trasmissioni, ma di connessione con cui il percepiente condivide i contenuti interiori di un'altra persona, acquisendo ciò che l'altra mente sta vivendo, elaborando. Si può percepire, prevedere, mediante una serie di flashback, il futuro, schegge o parti di esso, precognizione, di fatti che devono ancora accadere. Si possono percepire, vedere cose non visibili naturalmente, chiaroveggenza, che stanno accadendo in un altro luogo, vicino o lontano, un incidente, la morte di qualcuno o un evento catastrofico collettivo. Si possono percepire, vedere e sentire le forme pensiero derivate da esperienze ad alta intensità emozionale legate ad un oggetto, ad un'abitazione, casa, castello, reggia, eccetera, ad un luogo. Psicometria. Con un semplice tocco della mano su un oggetto o con il sostare per qualche tempo in un luogo si cominciano a ricevere informazioni dall'oggetto o dal luogo, di fatti accaduti anche lontani nel tempo. È l'aura del percipiente ad entrare in empatia con il clima psichico ambientale. Si può percepire quindi la registrazione akashica di quanto è accaduto in un ambiente. Il percipiente vede muoversi attorno a sé in forma tridimensionale cose, personaggi ed eventi, ma senza alcuna possibilità di interagire con essi, perché sono solo immagini. Si può percepire il corpo astrale, corpo sottile, linga sarira di qualcuno morto da pochi istanti o dopo un certo tempo. Si può percepire, vedere e sentire la presenza di disincarnati che non hanno ancora abbandonato la dimensione terrestre. Si possono percepire degli asura, demoni che hanno delle intenzioni sinistre, come quella di mettere sotto influenza non umana qualcuno per possederlo mentalmente o corporalmente. Si può proiettare una parte della mente in un luogo lontano per visitare una persona, per vedere cosa accade in quel luogo, per poter leggere documenti o archivi segreti. È il tipo di facoltà ricercata ossessivamente dai servizi segreti militari americani, russi e cinesi.
Si può trasferire la coscienza dal corpo fisico grossolano, stula sarira, al corpo sottile, corpo astrale, linga sarira, e muoversi liberamente nello spazio e nel tempo. È una facoltà per pochissimi e naturalmente molto altro ancora.